Stai diventando grande, sai? Io sono un bimbo di 4 anni o poco più. Esploro il mondo, io calco. Ho sempre un gran da far. Guardo per imparare ciò che sta intorno a me, calco. Guardo colori e insetti volar. Scoprirò il mondo con mamma e papà. Pian piano crescerò, fretta io non ne ho. Gioco imparando io, caio. Sono io! A lezione di karate. Brum! Senti mamma, possiamo andare a giocare al parco? Magari un pochino più tardi, tesoro. Adesso devo portare Rosy a lezione di nuoto. Anch'io voglio andare a nuotare in piscina. Ma oggi non veniva a trovarti Leo? Caillou aveva dimenticato che oggi Leo sarebbe venuto a giocare con lui. Evviva! Oggi potrò finalmente giocare con il mio amico Leo! Hurra! A quanto sembra, il nostro eroe ha una gran voglia di divertirsi. Vado io! Caillou corse a rispondere felice, perché era convinto che fosse il suo amico che lo avvertiva che stava per arrivare. Pronto, Leo? Oh. Papà, corri, è per te! Grazie, tesoro. Pronto? Oh, ciao! No, nessun problema, ne sono felice. Penso io ad accompagnare Sara, presto. Papà, Sara verrà qui da noi? Sì, ma non a giocare. Sua mamma purtroppo ha un fortissimo raffreddore e quindi mi ha chiesto se più tardi la posso accompagnare io a lezione di karate. A lezioni di karate? In guardia, Caillou! Quella strana parola non mancò di stimolare la sua curiosità. Ciao. Leo! Caillou e Leo erano molto felici di poter passare una mattinata a giocare insieme e naturalmente non persero neanche un secondo di tempo. Caillou! Ma tu non sei Caillou. Io sono qui, mamma. Siamo due orsi in una caverna. Sara, tesoro, ma come mai hai ancora indosso il pigiama? Ma questo non è un pigiama, è il mio kimono. E lo indosso sempre alle lezioni di karate. Ma che sciocco. Sarò pronto tra un minuto. Nel frattempo, perché non vai a far vedere a Caillou il tuo kimono? Ciao, Sara. Caillou è in camera sua. Ma mi raccomando, sta attenta, perché di sopra ci sono anche due orsi molto feroci. Caillou, sei tu qui sotto? Sara! Ciao! Oggi non mi fermo a giocare. Il tuo papà mi porta a lezione di karate. Sono venuta a farti vedere il mio kimono. Tu ti vesti così per fare karate? Ah! Guardate! Ha! Ho bisogno di libertà per fare queste mosse e il kimono è così comodo. Il tuo papà pensava che fossi ancora in pigiama. I due bambini rimasero molto colpiti dalla dimostrazione della loro piccola amica. Sara! Io sono pronto! Adesso devo andare, ma se volete più tardi posso anche tornare a farvi vedere qualche altra mossa. Sayonara! Che bello! La lezione di karate si rivelò un'occasione di divertimento per tutta la famiglia. Caillou aiuta il papà. Papà? Sto preparando una lista delle cose che devo fare oggi. E quali cose? Io vado a fare la spesa con Rosy. Vuoi venire con noi, Caillou? No, io voglio rimanere qui ad aiutare papà. Grazie. Anche io voglio il caffè. Il caffè è un po' troppo forte per te. Ma da oggi avrai la tua tazza personale. Così puoi far finta di bere il caffè. Grazie, mamma! A Caillou piaceva moltissimo fare le stesse cose che faceva il suo papà.
Oh, oh, sono già le 9. Sarà meglio che mi sbrighi. Papà! Aspetta, fammi dare un'occhiata a quella lista. Sistemare la sedia e... Ah! E allora aggiungiamo anche preparare il pranzo. Ecco fatto. Ora puoi anche portarla a papà, tesoro. D'accordo. Ciao! Ciao, Caillou. Torneremo presto. A dopo! No, no, Gilbert! No! Dammi subito quel foglio! No! Guarda questo, Gilbert, guarda che bello! Va tutto bene là sotto? Caillou trovò che la faccia del papà faceva ridere insaponata in quel modo. Insapona anche la mia faccia, papà! Va a prendere la tua scaletta. Ecco, e adesso che cosa devo fare? Che solletico! Io sono così buffo! Va bene, e adesso che cosa succede? Puoi usare questo per togliere la schiuma. Guarda, mi sto facendo la barba anche io. Ehi, ma mi stai forse imitando, Caillou? Gilbert, no! Aspetta, signor Vado di fretta, devi prima lavarti bene la faccia. Ma Gilbert ha preso la tua... Non preoccuparti, potrai sempre riprenderglielo più tardi. Ma la mamma aveva chiesto a Caillou di dare quella lista al papà. Guarda! Quella è la prima riparazione. La vedi questa? È la sedia dell'ingresso che si è rotta. Ora basterà soltanto un po' di colla. Posso farlo io? Mettine solo un po'. Caillou era molto fiero di essere riuscito ad aiutare il suo papà. Salute! Questa sedia è impolverata, sarà meglio fare qualcosa. Dovrai spolverare anche il tuo naso, papà. Eccola finalmente tornata al suo posto. Abbiamo fatto proprio un bel lavoro, non è vero? Grazie anche a te, Caillou. Io ho riparato la sedia, Gilbert. Adesso leggo 2 minuti il giornale, va bene, tesoro? A Caillou piaceva molto fare le stesse cose che faceva il suo papà. Ah, lo leggo anche io, il giornale. Allora, siamo pronti per tornare al lavoro? Certo! Dai, vieni con me. Posso vederti, lo sai? Che cos'è questa? È una rondella. Ecco, mettiamola qui. Allora anche la mia rondella va qui. Ottimo lavoro. Vedrai che metteremo tutto in ordine in 5 minuti. Il piccolo era così fiero di poter aiutare il suo papà. C'è nessuno? Siamo tornate. Mamma! Siamo in cucina! Caillou! Caillou! Papà, anch'io voglio giocare! Papà! Mi dispiace, tesoro, ma questo è un lavoretto per persone grandi. Sì, io sto aiutando papà. Non è giusto! Buongiorno, ragazzi. Che cosa mi hai preparato per pranzo, amore? Bulloni fritti? Pranzo? Gilbert! Mamma, mamma! Quella è la lista di papà!
Allora ecco spiegato tutto. Aspetta un momento, tesoro. Rosie sta cercando di fare qualcosa. Papà! Rosie vuole aiutarci, Caillou. Papà, tieni. Grazie, Caillou. Allora, vediamo. Abbiamo fatto questo e anche quello. Ehi! Il pranzo non era sulla lista di stamattina. No, l'ho aggiunto io. Coraggio, adesso mettiamoci tutti quanti al lavoro. È mio! Oh! Ragazzi, guardate che bella fettina di pomodoro! Il piccolo non si fece sfuggire l'occasione di imitare suo padre. Ecco una bella fettina di pomodoro per mamma. Ma a lui faceva piacere aiutare anche la mamma. Grazie molte, Caillou. Il safari di Caillou. Zebra. Teddy, hai visto le mie carte? Ho capito. Papà, non trovo più le mie carte. Credo che ci stia giocando Rosie. Aspetta, ti rimetto a posto la scatola. No! Caillou era molto contrariato per il fatto di non poter giocare con le sue carte. Tesoro, stai ancora cercando le tue carte? So dove è nascosta la balena. Sul serio, mamma? L'ho vista in bagno. La caccia si prospettava molto divertente. Dove poteva essere la carta della balena? Evviva! Eccola, l'ho trovata! Guarda che cos'è! E grazie, Rosie! È mia! No, Rosie! Queste sono mie! Caillou non aveva intenzione di dare le sue bellissime carte alla sorellina. In fondo ci stava giocando lui. Caillou! No. Che sta succedendo qui? Adesso è il mio turno di giocare con le carte! Sbaglio, ce ne sono ancora tante che mancano? Sì, ma le ritroverò io! E se ti aiutasse Rosie nel tuo safari? Evviva! Ma che cos'è questo safari? È una specie di ricerca di animali rari da compiersi in luoghi molto pericolosi come la foresta. Al bimbo piacque molto l'idea, al punto che decise di far finta che le carte mancanti fossero animali veri da cercare in tutta la casa. Coraggio, Rosie, partiamo! Partiamo subito per questo safari! Guarda, abbiamo trovato un serpente! I fratellini presero la loro ricerca sul serio. Ma dove si saranno nascosti gli altri animali? Caillou! Si divertivano moltissimo ad imitare gli animali che trovavano in giro per casa. Un coccodrillo! A Caillou piaceva imitare i coccodrilli perché erano animali grandi e molto forti. Ragazzi, la cena è pronta! Ma i due bambini volevano assolutamente continuare il loro safari. Andiamo, Caillou, potrai continuare a giocare più tardi. Ma io non sono Caillou, adesso sono un feroce coccodrillo! Oh, davvero? È proprio un peccato che stasera non ci sia Caillou, perché la mamma ha preparato delle buonissime polpette. Polpette? Aspetta, papà, guarda chi sono io! Sono Caillou! Caillou il cowboy. Salve, cowboy! Ciao, papino! Lo sai che il mio amico Jonas vive in un ranch e ha tanti cavalli?
Ti piacerebbe conoscerlo? Ma lui è un vero cowboy. Puoi dirlo forte. Allora partiamo subito. D'accordo, ma partiamo domani mattina, va bene? Oh, che bello! L'idea di conoscere un vero cowboy era così eccitante che al nostro piccolo amico quella giornata sembrò non passare mai. Vado a cercare Jonas. Ecco, prendi queste carotine, ti faranno comodo più tardi. Ma a lui non interessavano le carote, a lui importava solo conoscere un vero cowboy. Caillou, vedi? Questo è il mio caro amico Jonas. Ciao! Allora, come va, vecchio mio? Ti farebbe piacere visitare il mio ranch? Sì, magari! Caillou non aveva mai conosciuto un vero cowboy prima di allora e fu molto colpito da Jonas. Mm-mm. Grazie di cuore, bella signorina. Credo che Rosie voglia cogliere qualche altro fiore. Voi cowboy andate pure a fare il vostro giro. Guarda, hai mai visto un laccio come questo, Caillou? Che forza! Caillou rimase impressionato da quello che riusciva a fare Jonas con quel laccio. Ti ho preso! Per fortuna l'abbiamo bloccato prima che ci scappasse. Guarda là, Caillou! Quanto è grande quel cavallo, non è vero? Quello è un pony. I cavalli sono molto più alti. Adesso ne farò uscire uno dalla stalla. Caillou non riusciva proprio a immaginare quanto potesse essere alto un cavallo. Sta attento, oggi piove fieno! Piove fieno, Caillou! Che cos'è? Quell'improvviso nitrito spaventò un po' il bambino. Forse non gli andava che giocassimo con la sua colazione. Davvero? No, Caillou, stavo solo scherzando. Ecco, sta arrivando il cavallo, papà! Oh. Caillou non riusciva a credere che un cavallo potesse essere così alto ed era anche un po' spaventato. Caillou, ti presento Lucky. Coraggio! Lo conosceremo insieme. Ciao, Lucky! Secondo me gli sei simpatico. Ehi, e queste cosa sono? Sono carote! Lo sai che Lucky è veramente ghiotto di carote? Vuoi dargliene qualcuna? Magari. Anche a me piacciono molto le carote. Il primo dovere di un cowboy è quello di avere cura del proprio cavallo. Ai, quanto è dura questa spazzola! Serve così per strigliare bene il cavallo. No! Bel lavoro. Adesso controlliamogli le scarpe. Le scarpe? A Caillou sembrò strano che i cavalli avessero le scarpe. Lo sai, a volte dobbiamo cambiargliele ed è per questo che ne ho sempre qualcuna di riserva laggiù. Il bambino pensava che le sue fossero molto più comode. L'hai sentito? Il nostro piccolo amico fece finta di andare a cavallo. Più veloce, cavallino! Più veloce! Più veloce, più veloce, più veloce! Lo sai che mi hai fatto venire un'idea, giovanotto? Tu aspettami qui. Voglio farti una bella sorpresa. Perché non andiamo a chiamare mamma e Rosie in modo che possano vedere anche loro la sorpresa? Mi chiedo dove sia andata a nascondersi la tua sorellina. Soltanto un momento fa era qui.
Bobo, sentite! Che forza! Ho pensato che non ti sarebbe dispiaciuto fare un giretto. Tieniti forte, Caillou! Coraggio, Rosy! Rosy, no! Non aver paura, guarda! Lucky è un cavallo buonissimo! Aspetta, ho un'idea, Lucky. Si parte, ragazzi! Caillou capì che Lucky doveva essere molto forte per trainare un carro carico di gente. Ti piacerebbe guidare, giovanotto? Sì, grazie! Il nostro amico era un po' nervoso, ma ci teneva troppo a guidare quel bel carro. Lo sto guidando io, papà, mi vedi? Ecco, adesso sembri un vero cowboy. Hi-ha! Spero che ti sia divertito, e questo è un ricordino. Che bello, grazie! A presto, giovanotto! Ciao, cowboy! Ciao, ciao, Lucky! Al galoppo, cavalluccio, al galoppo! Ecco, adesso prendi pure qualche carota! Hi-ha!